più drama di Megrazie, siamo tornati con un nuovo video qui sul nostro canale incredibile, incredibile e fantastico. Come sempre. E siamo con l'Instagram Challenge, ci dilettiamo anche noi con l'Instagram Challenge. Questa è la mia home di Instagram e cosa andremo a fare oggi? Andremo a fare a vedere tipo tutte le foto e vi spiegheremo quello che c'è dietro alle foto. Questa cosa sarà la mia volta, sì. Cioè questa cosa sarà la mia volta. La sua prima volta. Se vi piace questo video arriviamo a 5 di più, 10.000 di più, no 10.000, se arriviamo a 10.000 like ci sarà la volta di Xenic che farà la sua, l'edizione sua, sì, con sì. Le sue foto. Allora partiamo tipo dal fondo, dall'ultima foto. Dal fondo. Prendete, cosa andremo a fare? Vi spiegheremo cosa c'è dietro a ogni foto, cioè, che io carico su Instagram. Ma mangia sushi stasera. Cioè dietro ogni foto, diciamo le più significative, quindi questa vabbè, partiamo da questa che è la prima foto. Prima foto caricata, sì. 286 like, cioè zero. E siamo andati a mangiare sushi, quasi. Siamo andati a mangiare sushi, bello col ventilatore dietro del condizionatore. Sì, sì. Una professionalità unica. Era tipo giugno, io stavo col giubbottino, sì. Non so perché. Te bei capelli comunque, sì, cioè fantastici. Con quella punta. Sì, proprio. Veramente sì, se siamo fatti una foto perché c'era arrivate le magliette del collaboramo con l'Aupage. E c'erano arrivate delle magliette da loro, quindi ci siamo fatti una foto con le magliette nuove. Poi andiamo avanti, foto, vabbè, quel frago Banu. Banu and Frax. Ho inventato io il primo selfie fatto dal cane. Certo, proprio. Poi vabbè, questa qui, una serata alcolica dilettante con Omi. Vabbè. Sì. Le faccio così, lo vedete. Sì, infatti che c'era Dompe e Grey Goose. E Grey Goose, proprio quella sera, mamma mia, si è sbocciato. E stavamo con Masarone, Tudor e Frax quella sera. Yeah, e Omi, vabbè. Poi vediamo, queste qua tipo sono le foto del Romix. E questa qui è la prima foto diciamo che ci ho avuto con l'altri, a parte Frax. La prima foto che ho avuto importante fatta da non mi ricordo chi, mi pare che l'ha fatta Gitaz è strafatto. Non mi ricordo chi l'ha fatta, comunque stavamo a Romix, tipo c'era il palco, c'era la cosa sul palco, io con la mia macchinetta. E mi hanno fatto una foto insieme al Bomber, quindi figa, una foto con Gabbo. Figa, cioè. E poi quella foto tutti insieme che è ancora la mia copertina di Facebook, questa qua. Sì, che tra l'altro siamo venuti uno peggio dell'altro. Fatta l'ultimo giorno, ognuno col suo youtuber preferito, praticamente. Ah, questa è quando stavamo per partire in Milano, una foto artistica, capito? Sì, che ma lui mi ha chiesto, oh fammi una foto, fammi una foto. C'è stata su Instagram. C'è stata, infatti la prima foto che diciamo ha fatto più like, cioè in quel periodo ha fatto un sacco di like, erano sì, tanti. Che poi questa era per Games Week. C'avevo tipo 5.000 follower questo periodo, mi pare, niente di che. Games Week d'ottobre. Games Week d'ottobre, sì, infatti poi queste cose, tutte foto questa con Frank Matano. Vai Frank. E questa è una delle foto più belle che ho, perché veramente sono, cioè Games Week è stato una delle prime fiere dove eravate veramente tanti per noi. Quindi sta foto con dietro voi è tipo una delle foto più belle che ho su Instagram e che ricordo con più. Quanto cazzo è figa, capito? È proprio boh, trasuda. Oh, a canna un po' con le modifiche e i commenti. Vaffanculo. Allora salutiamo Alessandro Pasini 24. Che culo, cioè è aggiornato. Comunque ragazzi, seguiteci su Instagram perché ovviamente vedete queste foto pure voi se mi seguite, sì, su Instagram. Ma mi spieghi il senso della foto con quel cazzo di pupazzetto? Era perché il pupazzetto qua mi stava imbruttì. Ma no, era male, cioè proprio zero. Allora poi altre foto, questa la ricordi stasera? Tre da Santa Maria. Mamma mia, stasera, cioè stavamo a vedere la partita di calcetto degli amici nostri sotto la pioggia, sì, faceva cioè un freddo cane, non vedevamo l'ora d'andarsene, però perché stavamo là non lo sapevamo neanche infatti, noi. Cioè guardate come l'ho conciato. Male male. Ma che con quel cappuccetto, ma che hai fatto? Come pari Slender? Cucciolo. Di che? No, perché ho lasciato like, ok. Per me è proprio da sfigare di lasciarsi like adesso, quindi ma non me lascio like, volevo questo, questo è perché devi far coatto, no? Devi far vedi che gioca con... No, questa era perché se travede pure la panzettina. Guarda, vedi qua ci sta Eric. Ma non è vero, questo è per il raduno sì. Del Roma Tube. Quindi che è poi, stato figo, è stata una giornata carina. Tra l'altro abbiamo fatto anche il video. Peccato che non uscirà mai, perché Frax si è perso i cosi. No, comunque è stata figa perché cioè, c'è stato un sacco di gente. È stata una giornata molto carina insieme. Speriamo di rifarlo in futuro un raduno così, perché è veramente figo. Questo è Roma Tube, infatti. Poco dopo c'è stato Roma Tube. Il secondo Roma Tube. E il secondo Roma Tube che è stato molto più figo secondo me. Cioè sì. È stato figo quanto... È stato figo anche il primo, però ovviamente il secondo è stato più bello perché eravamo più, come si dice, rodati, no? Quindi sì, era... perché cioè, il primo diciamo noi è stato un po' tipo 5.000 iscritti, mi pare, e facevamo i presentatori più che altro, mentre il secondo cioè, c'era gente che era venuta anche per e noi. E poi più che altro abbiamo fatto pure, cioè è stato un aggiornamento del primo, quindi è stato certo. più completo. Yes. Questa era quella di Capodanno, praticamente lui sarà... Avevo cominciato rompendosi la testa. Sì, ha messo da, c'ho ancora la cicatrice, ho tipo una trambata allucinante che tutti io attento attento perché il camino è basso. Io in pratica mi sono alzato tutto tranquillo, giro, vado, po, mi squarcio qua.
E mi è tutto sangue. Tutto io sono sboccia perché ovviamente ero già ubriaco, non riuscivo a scrivere. Sì. Quindi... Certo, secondo me le macchie di sangue sulla tua sì. Questa è troppo figa sta foto, secondo me. Una delle più belle, cioè, veramente troppo sì, bella. Quando, è artistica, però. Quando verrà presa pure a modificarle, tipo sì. Pig Lab. Vabbè, sta foto è figa perché la Roma di Uber era verso la fine quando c'era il Fuck You Time in live. Niente, cioè, è figa proprio come è fatta la foto, come è modificata tutto quanto, tutti insieme, molto carina. Tranne Dredd era sparito. Anche questa modificata con Pig Lab. Qui è quando... Era quando Dredd mi aveva scartato Suarez e io ho fatto, è arrivato il momento della vendetta. E Dredd non si sta inculando. Lo stavo per ammazzare praticamente. E Dredd poi è arrivato dopo, cioè è arrivato poco tempo fa, la vendetta contro Suarez. Ah, questa. Troppo figa questa. Questa che era, quando avete provato cose? Quando siamo andati Evolve, Evolve e c'era Gabbo che praticamente che stava al Bigamus. E è stato figo perché è la prima volta che ho giocato tipo in una LAN. Mamma mia, sono troppo pro. E poi con un computer decente. Con un computer decente che adesso praticamente è come la potenza di quel computer è come quella che, del computer che ho adesso. Quindi è praticamente ottima. È stata una giornata figa perché abbiamo giocato una cifra, siamo divertiti. C'era Stermi che è uno dei player pro italiani più forti. È anche campione del computer mondo gaming. Computer gaming, anche campione del mondo di Quake se non sbaglio. È molto forte, infatti ci guidava lui quando giocavamo a sto gioco perché non ci capivamo niente. Poi quella con Magalli io ancora non ho capito il senso della questa foto. Questa è una foto che mamma mia. Questa è la più vecchia foto che ho su Instagram perché anche se è più nuova è una dei più vecchie perché era quando ancora non facevamo YouTube, era qualche anno fa, 3-4 anni fa. Di più, 18 anni. Di più, avevamo 18 anni, sì. E 3-4 anni fa, sì. Vabbè, in effetti non è vero. E niente, questo qua è un amico mio di quando praticamente beviamo sempre noi, ai diciottesimi. E questa strano, abbiamo detto andiamo in bagno e facciamoci una foto da bimbi minchia. E ce la siamo fatta, infatti come vedete c'ho ancora l'iPhone 4, 4S qua. E comunque questa è l'ultima volta che vedrete un Darryl con la camicia. No, non è vero. Ma sì. Questa era tipo una foto emozionante perché era la prima volta che abbiamo visto le nostre magliette fisicamente. E quindi sono fighe. Tra l'altro sono ancora disponibili, quindi se le volete ve le lanciamo. Agli eventi, ai prossimi eventi, se volete ci sono. Vogliamo raccontare questa? Che io non c'ero questa sera. Questo era il compleanno mio. Fortunatamente vedete qua, ci siamo brevati tantissimo andando al campo dei fiori. E tornando, mezza strada abbiamo trovato un cartello di via d'accesso. Divieto 18. E ci siamo fatti una foto col cartello, non sì, so perché. Tra l'altro stava ancora in macchina di Frax sì. Da due giorni fa, quindi boh, probabilmente sta ancora là. Poi questo è quando c'è stato Romix, questo è Romix più bello praticamente. Che tra l'altro non ci sono neanche qua. E abbiamo fatto le sfide calcetto con Ron, quelle che avete visto. Ah sì, la crossbar multiple challenge. E poi questa è tipo una delle foto veramente, pure questa è una delle foto più belle. Quando stavamo sul palco, la prima volta che stavamo su un parco con così tanta gente, c'erano queste 3000 persone là per terra. Yo. E veramente è stato bellissimo. Poi la foto in sé è bellissima perché ci stiamo tutti. Questa è quando siamo andati a finire in televisione io e Zamp. Praticamente noi stavamo giocando. Ciao, ma sono si Italia 1. Sono si Italia 1, sì. Praticamente che la domenica a mezzogiorno e mezza. Stavamo giocando alla FIFA, era Roma Fiorentina, io stavo a perdere 3-0, rimontato 4-3. E Zamp ancora sta rosicando. Poi. Cioè, secondo te è più importante questo che stare su Italia 1. Certo. È retroscena di quella foto. Va bene. Questa è la foto di quando siamo arrivati a 100.000 iscritti. Subito mi sono dovuto fare la foto con la targa, che tra l'altro sta ancora là. Oh, ciao. E poi Totti, il bello è che tutte le foto stupide che voi vedete sul suo profilo, l'idea gliela do io e lui la fa davvero. Tipo Totti con i baffi. Totti con i baffi. E il camera. Questa è la foto backstage del video che abbiamo fatto delle nostre migliori sbronze. Di quando mi ha sbrattato su una mano. E ancora questa, non gli avevo questa ancora non mi ha sbrattato. Stavamo per entrare. Questo è il parcheggio. Come vedete stavamo per entrare e 10 minuti dopo mi avrebbe sbrattato sulla mano. E poi questa qui è troppo figa. Foto con noi due insieme sul palco. Conquistiamo il mondo, conquista la folla proprio. Io. E niente ragazzi, queste sono le mie foto, non ve le ho spiegate tutte, però se volete andare a vedere bene, cioè andate sul mio Instagram e le vedrete bene. E potete anche quindi, non lo so, niente. Seguirmi, fare quello che cazzo volete. E niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Direct. Farvi i miei cazzi, spero vi sia piaciuto. Se volete vedere la sua parte, lasciamo 10.000 like e facciamo anche la sua parte. Sì, perché la mia è abbastanza illegale. Come sempre, ci becchiamo sempre al prossimo video. Ciao. Bella.